Oh, finalmente. Eccoci, ben arrivati. Buongiorno, perché? Treno in orario. Perfetto orario. Viaggio comodo e soprattutto sostenibile. Adesso lo proseguiamo con l'auto elettrica, così continuiamo a zero emissioni. Con questa faremo circa 6-7 km, ma l'importante è che sia caricata a energia rinnovabile, com'è, questa auto è caricata con i pannelli fotovoltaici e quindi veramente faremo emissioni zero. Questa è un'auto che fa soltanto 100 km quanto, con una carica. Quanto si impiega a caricare tutto? Con un impianto semplicemente di rete a casa, con i 3 kW del contatore, 4 ore. Ma quella che serve veramente per il viaggiatore che vuole usare l'auto senza problemi per fare un viaggio ragionevole è la carica rapida, cioè le colonnine da almeno dai 20 stare anche ai 60 kW di potenza. Esiste una mappa, cioè uno si può organizzare un viaggio? C'è tutto sui telefonini. Tra l'altro sono in forte aumento, sono colonnine che ormai ogni mese ce n'è una in più. Ok, allora saliamo dai 1100 metri della stazione ai 1650. Allora, questa idea di venire in montagna, da dove nasce? Nasce come risposta al riscaldamento globale. Io non sopporto il caldo estivo ormai nelle città, lavorare in città con 40-42 gradi e l'umidità elevata è una tortura. E o lo fai chiuso tra quattro mura con il condizionatore acceso oppure cerchi i luoghi dove il fresco c'è ancora. Dato che soprattutto in pianura padana, ma anche al sud, ci sono le Alpi, c'è l'Appennino, che sono tutti a portata di un'ora di macchina dalle zone montane, ho pensato che era venuto il momento di prepararsi, di fare questo salto, considerando che in ogni caso in futuro la temperatura non farà altro che aumentare. E quindi ho deciso di ristrutturare una vecchia casa per avere una possibilità di vivere e di lavorare. Vale la pena oggi di recuperare i borghi, di trasferirsi, ne vale la pena? Secondo me è una strategia vincente per vari motivi, non solo quelli ovviamente climatici, ma anche di qualità della vita. Grazie a internet oggi possiamo pensare di fare in montagna non solo i lavori tradizionali dell'agricoltura, della foresta, dell'allevamento, ma anche tutti quei lavori che possono essere delocalizzati e funzionare attraverso un computer.